non so da dove iniziare. Io non trovo le parole per giustificare questo mio gesto. Mamma, tu che sei mamma, solo tu puoi capire quello che ha fatto tuo figlio. So quanto dolore ti sto provocando e spiegandoti spero di dare una spiegazione a tutto questo. Non volevo lasciarti senza dire niente. Quante volte avrei voluto parlare con te, ma per non darti un dolore tacevo, io non riuscivo, mascheravo il dolore, lo trasformavo in aggressività, purtroppo. Io non riuscivo a sfogarmi e così attaccavo la persona che più volevo bene. E quella persona, sei tu. Ed è per questo che ti affido i miei figli. Dove non ce l'ho fatta io lo so che tu vuoi. Ma di un'unica cosa io ti supplico. Non fare l'errore che hai fatto con me. Da loro una vita migliore di quella che ho avuto io. A 13 anni sposata per un po' di libertà. Credevo che potessi tutto, invece. Io mi sono rovinata la vita. Perché? Perché non mi amavo. E né io lo amavo, tu lo sai. Io ti supplico. Non fare con loro l'errore che hai fatto con me. Non negare a loro gli spazi di cui hanno bisogno. È facile sbagliare se ci si sente prigionieri di tutto. Ora io non ce la faccio più a continuare. Io voglio soltanto dirti di perdonarti. Perdonarti della vergogna che ti trovo. Pian piano mi sono resa conto che in fondo ero sola. Sola con tutti. E per tutto. E quelli non volevo il lusso, non volevo i soldi. Erano la serenità, l'amore che cercavo, quelli che si provano quando fai un sacrificio e poi ne ricevi la soddisfazione. A me la vita non mi ha dato nulla, soltanto il dolore. L'unica cosa bella che mi sono rimasta, mi è rimasta sono i miei figli, che porterò per sempre nel mio cuore. Io li lascio con dolore. Un dolore di cui nessuno mi ricompenserà. Non abbatte. Non farlo capire, i figli. Datti forza per loro e tienili lontani dal padre. Che non ne è degna. Sta vicino ad Alfonso perché in fondo lui è stato sfortunato nel subire tanto da piccolo. Per questo è il suo carattere. Le rinunce io lo so, ti ascoltano, perciò sto tranquilla, ma bada di più a lui che ci vuole. Io vivo. Finché Dio lo vorrà, ma dovrei capire come fare a trovare la pace in me stessa. Mamma, questo io ti chiedo perdono per tutto il male che ti sto provocando. Ti dico soltanto che dove andrò io avrò pace, però non mi cercate, perché vi mettereste nei guai. Adesso io non riesco più a parlare, non sai che cosa provo mentre ti sto scrivendo, ma io non potevo lasciarti senza dirti, senza darti un saluto. Lo so che non ti abbraccerò più, neppure ti vedrò più, ma nei miei occhi ho soltanto te e i miei figli. Io ti voglio bene, mamma. Abbracciati per me come hai sempre fatto. Parlagli di me, non lasciarli a loro, che non ne sono degni, nessuno. È per loro che io non li vedrò mai più, perché questa è la volontà dell'uomo. Questa è la volontà della famiglia. È per loro, per tutto questo. E avete perso una vita. A te. Io vi dovrò per sempre per me. Perdonami se vuoi. A te. Un momento di alta commozione. E innanzitutto vogliamo ringraziare al nostro Petri, che conosciamo tutti, non ha bisogno di essere presentato. È un attore, un regista, è un direttore artistico del teatro, il primo, e veramente ci ha fatto l'onore di essere oggi qui insieme a noi per discutere, per parlare, per interrogarci su un momento che non è solo un convegno, un congresso o quant'altro. Vuole essere l'inizio del percorso di un cammino, di un progetto che abbiamo pensato insieme, con il contributo di più risorse, con il contributo di più persone che hanno creduto in questo momento. Quindi innanzitutto un applauso ad Arnolfo,